Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi andremo a parlare delle varie tipologie di terrario, da come si può intuire. Quello per le terricole, con apertura dall'alto. Visto che solitamente non sono grandi scalatrici, con questo tipo di terrario non avremo difficoltà di gestione. Una cosa davvero importante in un terrario è il ricircolo d'aria. Come si può vedere, ho praticato dei fori su entrambi i lati del terrario in modo da avere un ricircolo ottimale dell'aria. Tra l'altro, questi terrari li ho realizzati io, ho fatto anche una videoguida, vi lascerò il link in descrizione o magari vi metto il pop-up in alto. Ora vediamo quello per le fossorie. Questa qui è una fossoria abbastanza piccola, una Ceratogyrus darlingi. Questo tipo di terrari necessita di un'apertura dall'alto e molto substrato, perché essendo animali fossori, quando andremo a disturbarli tenderanno a scappare sottoterra, quindi non ci serve un'apertura frontale come per un arboricolo. Anche qua importantissimo il ricircolo dell'aria. Andrebbero fatti più a filo del substrato, perché sennò quando andate a bagnare l'acqua vi uscirà dai fori. Ma ora vediamo quello per le arboricole, che a differenza di questi avrà bisogno di un'apertura frontale. Poiché quando un'arboricola viene disturbata non tenderà solitamente a schizzarvi in faccia, ma a schizzare verso l'alto. Quindi se avremmo avuto un'apertura sopra non avrebbe avuto difficoltà a scappare, invece avendola frontalmente quando lei scappa va a rintanarsi in un angolo. E direi che per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao a tutti!